frega nessuno. Devo fare il minestrone, allora io invece devo consumare. Devi cucinare, lessare le verdure, cuocere la pasta. E a casa diceva che continuate a pagare le bollette dell'acqua, sì, che arrivano. Sì, assolutamente, se non le paghiamo sono pure guai. A molti è stata pure la iella. Questa è l'acqua di Nepi, un'acqua minerale imbottigliata e venduta in tutto il mondo. Ma anche questa è l'acqua di Nepi, che proviene dall'acquedotto pubblico, che, come in buona parte della provincia di Viterbo, trasporta acqua avvelenata e non è potabile per gli alti valori di fluoruri e arsenico. Noi di fanpage.it siamo andati a documentare questo paradosso. L'arsenico ormai è stabilito che deve essere necessariamente con concentrazioni al di sotto dei 10 microgrammi litro. Quando queste concentrazioni superano i 10 microgrammi, quell'acqua non solo non è potabile, ma non è destinabile a scopo umano. Il rapporto tra l'ambiente esterno e i nostri organi interni avviene attraverso la pelle, dunque è una superficie di scambi, no? Ecco, per cui se su questa superficie, specialmente se questa superficie ha delle lesioni, che possono essere anche delle malattie della pelle, come la psoriasi, come un eczema, qualunque altra cosa, ovviamente l'arsenico riesce a penetrare anche attraverso la pelle. Il problema non è solo il nostro dei negozianti, è proprio di tutto Nepi praticamente. Però noi nel nostro piccolo il macchinario ci siamo subito comprato. E quando l'avete messo? Guarda, saranno 3 anni fa già, che appena ha fatto il problema, appena che ci sono arrivati i pezzi di carta qui, che dell'avviso dal comune, che ci dovevamo subito fare insomma questo macchinario che puliva l'acqua, perché poi ci saranno stati pure, ci stavano anche i controlli, e che ne so che succedeva, contravvenzioni qua e là, alla fine ne so, abbiamo provveduto subito. E i controlli ci sono stati in questi 3 anni? Adesso no. Quanto avete speso per comprare i fish, per comprare l'apparecchiatura? Guarda, ci è costata 5.000 euro. E questi soldi che voi avete speso per comprare il diarsenificatore vengono poi scalati dalle bollette dell'acqua oppure? No, quelle stanno a parte, bollette dell'acqua stanno là, ce ne quante ne vuoi. Da quando è intervenuto la normativa che ha ridotto i parametri di potabilità relativi all'acqua che viene erogata nell'acquedotto, il comune di Nepi si è trovato, non improvvisamente, ma comunque si è trovato con dei parametri fuori norma. Pertanto sul comune di Nepi ormai da quasi 2 anni è vigente una ordinanza di non potabilità e si sono trovate delle soluzioni che per quanto attiene a Nepi si sono concretizzate poi con la realizzazione di 3 diarsenificatori. I diarsenificatori, pur avendo ridotto la situazione relativamente agli inquinanti presenti nell'acqua erogata dal pubblico acquedotto, non sono la soluzione definitiva, non hanno risolto la situazione. La soluzione è la miscelazione delle acque o la ricerca di nuove fonti di adduzione in quei luoghi, come nel comune di Nepi, dove ci sono nelle pressoché immediate vicinanze sorgenti di acqua potabile.